Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Assassin's Creed Valhalla. Ci avevamo lasciato ieri l'accampamento per parlare con Randy perché c'è il capo lì dell'ordine che vuole finire Oxenforshire. E a quel punto, Cosa vedi? finita questa regione che spero di finire in questo episodio, andremo a quest'altra regione, perché intanto non mi ricordo se ve l'avevo mostrato, ma credo di no. Ho ucciso quest'altro membro dell'ordine, Unta, che praticamente era una cavolata assurda, ragazzi, che era uno a mi sembra Grand Bridge. No, non ti dice dov'era. Dove c'era Sea Wolf, Leicester, sì, Leicestershire. È tipo in un mercato da solo, l'ho ucciso abbastanza easy, one shotato dalla lama, e abbiamo scoperto lui. Però lui, che è il figlio di lui, Kjotve lo spietato, infatti lui è Gorm Kjotveson. Come vi dicevo, quello lì che il figlio che era scappato, non so se vi ricordate, all'inizio del gioco, il figlio di Kjotve, ecco, è lui. Adesso andiamo a parlare con Cedric, come si chiama, e vediamo di finire questa missione. Giedrich, Eivor, Giedrich. hai assestato qualche duro colpo a Edwin? Sì, ma presto ne sentirà le conseguenze. Eccellente! I miei uomini fremono per attaccare la fortezza, ma saremmo stupidi a farlo Ma ora. come? E perché mai? Perché Edwin può contare su trappole e difese mortali, a spingarde per ridurci in cumuli di poltiglia e olio bollente per sommergerci di cascate di fuoco. Tieni gli uomini pronti. Andrò in avanscoperta e cercherò di sabotare quelle Vabbè. difese. Ma Per la io da barba dei sola. santi, hai del gran fegato. Spero che lo stufato sia caldo. Spingarde o caldo. Guardate, c'è Eivor! Siamo con te, Eivor! Cioè io non ho parole, però, eh. Cioè non è che possono far così. Dio santissimo. Cioè da solo mi mandano. Ma per tutto questo per un'alleanza, ragazzi, lui si fa tutto questo un po' di roba, ma non solo con Giedrich o come cazzo si chiama, cioè ma con tutti si fanno, e non ci guadagniamo niente, ragazzi, cioè un'alleanza, che per ora ragazzi l'alleanza non ci è servita a niente, cioè non per dire, però per ora non ci è servita a nulla l'alleanza. Dov'è sto accampamento incredibile lì? Vai, Sinin. Cioè da Meglio non solo. attirare l'attenzione. Ok, dovremmo essere qui. Okay. Se, ma te sei scemo. Vabbè, da solo. No, ma ok. Poi. Buonasera anche a lei. No. Ma dai, cioè veramente. Ma che caspita le ha lanciate? Che palle quelli con la lancia, che palle. In realtà è perché palle un po' tutto, però. Però l'immortai vostra. Mannaggia, beh. E non rompono. Oh, avete finito di rompermi. Ah, fermi. Eccola lì la giara. Ah già. Ma te sei scemo, curati. Provviste? Caspita, mi ha preso, me lo spiega. Vabbè, via, scappa. Ma dai, ma quando mi hai preso? Ma Dio santissimo. Niente, no, adrenalina. C'abbiamo un po' di dietro. Che devo fare? Bella roba, bella domanda, bella roba, bella tutto. Sera. Non so cosa fare, dove andare. Due cavi da onda. Buongiorno anche a lei. No, non voglio robe. Io non fatemi parlare per favore. Non so, cosa devo fare ora qui? Cioè, scusate, è il torrione di lei, mi ci mandano da soli. La Madonna. No, io non capisco cosa devo fare. Pingarde distrutte. Ditemi dove sono le altre allora. Ah, eccole qui, buono.
Tagliate un po' pelato te. Sì. Via, 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 corri, 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 corri. Ok. No, però non ti posso bene 5 secondi. Oh, distruggi sta. Oh. Ritorna da Satana. Muori un po' tu, vai. Che cazzo, dove, dove. Sì, puoi passare qui. Cos'è rimasto ora? Io, ragazzi, ho finito il provvisto, cioè più di così, ora non so cosa fare. Non resisterà a lungo, sì, devo vorrei anche vedere. Dio santissimo. Meglio tenere, te lo dicevo. Che è questo olio? È l'olio? No, un po' anche di quello. Non so dove andare. Bestione incredibile. Non so dove andare. Bestione incredibile. Se non muori. Andà qua, non lo so mia. Oh, oh, c'è un coso. C'è evidenziato qui. Sì, sì, sì. Faglielo credere, vai. Distruggi questo schifo di macchina. Ma Dio santissimo, veloce! Sarebbe altro da fare, ma ora è possibile lanciare l'assalto. Ah. Tocca a Gaedric e ai suoi uomini. Ah. Non ci credo. Via! Cioè, dopo tre razzi, ragazzi, cioè da soli mi hanno mandato. Io non dico niente. Cioè. Lasciamo perdere che è meglio. Corri cavallo, guarda, c'ho anche. Comunque il cavallo. Sono dentro. Come bene sono dentro. No, sai se mai sei fuori. Ma che cazzo dai. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio, vai qui dentro. Sì, io voglio andare lì sotto, non c'è mia voglia. Toglievi, torno, pagliaccio. Via, andiamo di qua. Io dico di attendere. La posta in gioco è alta. Io sono Sigurd, Jarl della Mercia Orientale. E dico di attaccare. Eccolo. Parigliare. Hai finito? Ho finito. E hai preparato addobbi e composto poemi per celebrare la vittoria imminente? Sono qui per parlare con Gaedric. Vai allora, il tuo signore ti chiama. Sogni ancora la tua preziosa pietra? Non sono stati i sogni a guidarti. Siete il signore della giustizia, l'araldo del sommo trionfo. Sigurd, quali profezie? E se ne va. Possiamo assaltare il castello e... Sai che qui mi sono... Non ho indebolito Edwin. Ho altro da fare prima. No, iniziamo e basta, vai. Dai l'ordine. Madonna. E facciamo in fretta. Le mie pattuglie riferiscono di uomini di Re Alfred in una possa contrattaccare. Che fa sti? Ah, è la croce, mi devo un accendino. Niente, noi dobbiamo sempre meditare. Ho pregato il nostro Odino. Che Odino è secondo me, mi raccomando, ragazzi. Quello. È stato inutile che sto. Amici o nemici? Ah, sono già amici, ma che voglia. Io pensavo fossero nemici. Ecco, questi sono gli sconfitti che piacciono a me. Guarda sto di. Boom boom baby bye. Pem. Di cattiveria. Pem. To. Maciullare, ragazzi. Maciullare. Pem. Madonna, ragazzi. Ma mi sfrega se sei maschio o femmina. Pem. Non ce ne frega niente. Magari se ti togli però che tirano le frecce. Ah, buonasera. E lei che ti fa qui? Bravo. Pem. Era lì? Vieni vite. Ok, chi è che rompe da... ovviamente chi sarà mai se non gli accedi. Aia, tua madre. Quelli sono... Ah, quelli lì?
Ragazzi 3. Ragazzi 2. In arrivo. Let's go. Vai. Pem 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 pem. Ora si maculla, a me non me ne frega niente. Sì. Vieni bello, vieni. 2 in 1. Fa banoso, ragazzi. Fai tutto sopra. Cosa fa su? Niente. Guarda lì, pem, dico la testa. Vostro patre, ok? I miei compagni sono molto furbi da questo punto di vista. Ovviamente vanno dove non dovrebbero andare. Ah bello, e lascia il mio amico. Quante esecuzioni sto facendo. Majin Buu mi chiamavano. Guarda lì, guarda lì. Addio bello. Vieni lì te? Però non sei mai venuto lì. Vieni lì. Pam, lo scudo è diventato una pallina da tennis. Ok, ok, vai, vai, vai. Continuiamo. Procediamo, ragazzi, procediamo. Attenti alle frecce. Questo è l'olio bollente. Che caspita, che devo andare. Ah, sopra. Manca boia, adesso sai. Ah, buttano l'olio bollente. Che butta l'olio, ragazzi. Dai. Eccolo. Guarda che sti bastardi. Sì, sì. Mo ti faccio io l'olio. Qualcuno qui prende fuoco, eh. Per tutti i soldi. Bella lì, oh. Non c'è più olio di cui preoccuparsi. E anzi, io mi sposterei, ragazzi, eh. Non rompere, scendere. Scendi, grazie. Ok, no, voi ci penso dopo, ragazzi, siete brutti. E fare qualcosa in questa zona qua. Mi verrebbe da dire. Ora cosa? C'è ancora sospetto. Ma soprattutto mica Spider-Man, ragazzi. Ma Dio santissimo, cioè, ma come mi hanno preso? Ve lo dicevo, ve lo dicevo, mo. Sali per favore, grazie. Allora, ok. Non si sa come riesco ad arrivare fin qua, ma ok. Ah, oh, poi si è trovato. Ah, buongiorno. Scusate, siamo un po' mal. Addio scudo e addio tessolina, vai. Diritto, bravo fratello, qualcosa. Vabbè, ascoltate, ma togliti di mezzo te. Mezza cartuccia. Oh. 3, 2, 1 e bam! Tutti al bunker! Al bunker! Pam! Pam! Ok, sgherri ragazzi, sgherri. Toglietevi, please, grazie, molto gentili. Cosa caspita fai? Scendi, scendi da qui. No, c'è un passaggio. C'è Eivor, cane del ro... Eivor, scendi. Bravo, oh, ce l'ha tanto a capirlo. Scendi, scendi. Ok. Che caspita? Ah, Edwin, è il boss finale? Così? Così? Dove caspita? Ah, buongiorno. Però mi posso prendere. Oh, Edwin, calmiamoci, eh. Ma intanto te ti becchi sta popò di partner muso. Tra l'altro, c'era un'abilità interessante che però non mi ricordo. Qual era stavi? L'ho usato come triangolo, questa qua. Morte simulata. Morte simulata, invece di qua cosa avevo sbloccato? Ma niente, non lo so, mi stavo confondendo. Dato ci curiamo, direi che sia una cosa ottima. Perché attacca, però. Oh, bam. Cosa fa? Sì, sì, col cavolo che bevi, bella. Tolgo tutto quello che hai bevuto. De mannaggia, ti dove. Comunque, già togli i valchieri. È abbastanza OP contro il boss. Mi rimane ce l'ho. Ah, te ne vai, eh. Te ne vai a quel paese. Vieni, vieni. Aspetta, uso. Guarda. Eivor. Cioè, ma come l'abbiamo uccisa, dai? Ma cos'era sta cagata, ragazzi? Cioè, l'abbiamo lasciata, è spinta, è morta da una spinta. Va. Vediamo, ora dobbiamo trovare questa pietra, la famosa mela di lei.
chiamato in vari modi, ma noi la chiameremo così perché è tradizione, dai, zio di Thor. Ma tanto ho ucciso. Indegna alla sua gente. So di avere il favore di Dio. Eivor ti ha sconfitta. Oh, io lo sapevo, ragazzi. Io lo sapevo. Io lo sapevo che mi faccio uccidere. Che sia esiliata. Che sia. Ghidric. Qua se ne. In effetti, ragazzi, io non c'entro niente con questa storia. Sì, l'ho sconfitta, però, cioè, nel senso. Beh. Ti sei battuta con onore. Perciò ti lascio alle cure di Ghidric. Si assicurerà che tu sia trattata bene. Lo farò, a patto che tu rinneghi la tua amicizia con quella piaga di Re Alfred. Va bene. Portatela via. Anche perché, come vi dicevo. Non ha messo la mia promessa. Confido che farai lo stesso. I nostri popoli sono alleati. Ci hai reso. Se mai ti servirà il mio aiuto, farò il possibile. Bene. Contaci. Dovremmo razziare in fretta. Re Alfred sarà presto qui e non sarà solo. No, prima questo. Ok, ora sono contento. Allora, questo non mi interessa. Dov'è Pinco Bello? Non ci sono. Dobbiamo salire? Allo? Buonasera ragazzi. Gli dei nati dagli dei. Io credo di averla già vista. Conosco queste parole. Io. Colui che sta sulla soglia deve guardarsi attorno con cautela, poiché nessuno sa quali insidie l'attendono oltre essa. Ho già varcato questo portale una volta. Con Sigurd, in sogno, non una, mille volte. Questo qua è lì, non è che voi sapete che siamo noi. Che cosa dice il Sigurd? Ti sta parlando? Sì, ma le parole sono velate, oscurate, eppure io ne comprendo il significato e vedo il frassino. Ah, non era la. Vedo il grande albero della vita. La mia delle. I suoi rami si protendono nei cieli, aprono la via. È come avevi promesso, Basim. Tutto ciò che mi hai detto era vero. Io sono più di ciò che sembro. Molto, molto di più. Questa è Sedra Oscura, seconda. Maligna. Non ascoltare. No, questa è la Oddio. Realtà. Questo è tutto ciò che conta. Alle mura! Vabbè, chi ci attacca, amore? Alfred è qui! Re Alfred di Wessex! Marcia con una moltitudine di soldati! Abbiamo tempo di fuggire. Gli uomini sono esausti. Non abbiamo mezza possibilità. Trattiamo allora. Non ci resta altra scelta. Te accidenti al tuo perrone. A parlare. Eccoci, ora dirà che lui è il dio. Ora se fa come Edu lì. Baciami i piedi, guarda. Dire Re Alfred che il tuo nome non sia esattamente popolare in me. Eppure sono abbastanza vicino al Wessex, tanto da sentire le. Vattene e le sentirai ancora meglio. E lascia le questioni della mercia ai danesi. Non finché potrò ancora udire i vostri canti di guerra pagani. Offri uno scambio, Lord, così otterremo quello che ci serve. Abbiamo scelto. Vi prego. Ho detto una cosciotta. Niente segreti. Ho una proposta, mio Lord. Uno scambio di uomini. I nostri due guerrieri migliori in segno di pace. Fatto ciò, lascerete la mercia e noi ci ritireremo a nord dell'Uso. Uno scambio, Wolfric. Mio capoguerra,
Magari me. Tu andrai con Giedrich, fratello. È la tua scelta. Com'è corposto, bello. Jarl Sigurd. Mi offro volontario. Grazie, Basim. Re Alfred. Aspetta. Paladina Fulk. Tu sei con questi uomini? Sì, lo ero, mio re. Per riavere da Lady Edwin ciò che era mio di diritto. No, fa la snitch? Sigurd è l'unico uomo che ti serve. Vale più di 20 uomini con me. Snitch! Lui è il figlio di un re. Serve traditrice. E le sue eresie sono molto gravi. Sostiene ma... di essere un dio in terra. Questo per avere. Questo scusate, però questo è vero, cioè, pensate un dio e non esageriamo. Mi consegno nelle tue mani, re Alfred. Poiché non sono destinato a morire per causa tua. Fratello. Eccolo, per causa sua. Vieni. Abbiate fede. Nostro Signore veglierà su tutti voi. Ma lo vuoi capire che non siamo cristiani noi? Porca miseria, siamo pagani. E è niente. Un uomo pericoloso. Lo sorveglierò. Oh, te hai rotto, sniccione. Fa ciò che devi, ma abbine molta cura. Questo è un vampiro maiale ed è pallido come una mozzarella. Sta snitch, cioè l'abbiamo liberata. E adesso? Calma, li seguirò io. Non lascerò che mi sfugga. Ti sei un assassino. Su questo però gli devo andare diretto, dai. Diciamo che se ne intende più di noi dal punto di vista stealth. Non te viene scippato pure lui e siamo del gatto. Bel bug. Beh ragazzi, le texture. Oh, grazie per aver caricato le texture. Ok, level up. Va bene, va bene, va bene, va bene, talenti. Quindi stiamo portando da questa parte qui, attacco in corsa, lo voglio, quindi facciamo così e facciamo potenza 99 ragazzi, così potenza 100, quindi un extra GG a noi. Ora cosa dobbiamo informare Randy? Presumo, no, allenta, ma come la prende? Allenta la prende ancora. Oh, togli un po' quella missione. Oh, alleluia, stavo ancora lento la presa. In forma la kill l'avrebbe mai detto. Ma ora in fondo Randvi di della cosa lì dell'ordine o di nuovo verbag venire alcune grandi strutture di pietra per nascondere una potente energia, tra i punti vocali in questa energia per rivelare la fonte. Se c'è un trofeo su questi menhir, dicevo, quella snitch, cioè si è salvata ragazzi perché Edwin la voleva uccidere. Noi si è salvata. Poi l'abbiamo fatto liberare la sua stessa regione, ragazzi. E lei di compensa sta facendo la snitch. Sti infame. Madonna, ragazzi. Comunque bellissimo, andate lì. È un tordo.0. Tem, ma io non martello. Ten ten ten. Anche se non l'ho usato tanto tempo, però. Ma avremo modo di utilizzare ragazzi. Sai che tipo stia mettendo un chiodo per una tenda, però lasciamo fare. Però ecco questo. Ora la storia smette. Cioè quando fai queste missioni, cioè sono belle proprio perché sono tra virgolette principali, capito? Cioè molto, cioè avete visto se la diceva quando abbiamo sono andati a trattare. Bella bella. Palla davvero. Oh, grazie per i caricamenti da un'ora e mezzo. Para, eccoci qua. Ravenstorf. Ciao cagnolino. Intanto direi di prendere. Oh, ma non è qui. Rinascono sempre le bacche, così. Mi rifaccio tipo metà. Anche lì, vieni. Guarda lì, mi faccio più di metà cosa. Sacca. Ulubao, che piacere vederti.
Cara amica, cara Randy. Oh, perché ci abbiamo detto che c'è? È un piacere, amore. Amore. Amore, come me lo dice, capito? Sono un pugno nel muso. Randy, ho completato l'opera in Oxenforshire. Ma il prezzo è stato alto. L'ho capito da questa lettera. È per te, da parte di una certa Fulke. Da Fulke? Dei, quella strega. Comunque facciamo bene a non fidarci. Allora, lettera di Fulke, al morso di lupo. Che leone perfetto ti benedica, Eivor. Ti scrivo solo per assicurarti, per farti sapere che Sigurd è in buone mani, in ottima compagnia. Lo tratterò per la cura che merita. L'ordine a cui appartengo ha uno scopo per un uomo come lui. Egli è per molti versi il pinnacolo delle nostre aspirazioni. Un dio nelle vesti di un uomo. Spero che anche lui giunga a comprendere ciò che io già so, prima di cedere alla sofferenza. Fulke, lo strumento. Probabilmente è una dell'ordine, anche lei. Fulke appartiene all'ordine dei Esatto. Anni. È lo stesso ordine di Chiotve, l'ordine che Basim e Hitam hanno giurato di distruggere. Eivor, che è successo? Sigurd è stato preso in ostaggio. Re Alfred l'ha catturato e consegnato a una donna, Fulke. Una donna molto pericolosa. Che cosa vuole da lui? Ti risparmio i deliri di Fulke, ma sappi questo. Sigurd si è adoperato per stringere alleanza con un Thane di nome Gidrich. Gidrich è un uomo leale e verrà, se chiamato. Ma prima Basim scoprirà dov'è Fulke. Resta in attesa di un suo messaggio. Quindi ora finiamo la Hai già parlato a Hitam della Villandia? L'ho fatto. Bene, l'ho segnata sulla mappa, cercando di intuire la posizione esatta. Fammi sapere quando intendi partire. Qui c'è troppe cose in ballo, eh. Allora, innanzitutto vorrei vedere la signorina. Dove sta? Eccola, guardate, Fulke, assassina lo strumento. Fulke è una, poi lui la lira. Interessante, ragazzi, interessante. La storia sta promettendo veramente bene, ragazzi. Te vuoi parlare? Allora, mostrami la mappa. Dato un bacino, dai. Vieni qui. Guarda che ci siamo baciati, tagliato ovviamente, perché allora quindi sempre il solito bacio, sempre le solite cose. Mostrami la mappa delle alleanze. Allora, abbiamo completato per ora Anglia Orientale, Grenbrishire, Leicestershire, Oxenfordshire, Lunden, abbiamo sbloccato Shropshire, che in realtà neanche si è sbloccato, però ci manca 130 di potenza, niente, 250 e 190, quindi per ora niente. Ho cambiato idea. Ho cambiato idea, non lo faccio. Toh. Dobbiamo Vai, una botte via. Ah già, qui c'è il passaggio temporale. Adesso. Ma pronuncia la missione. Io mi sto confondendo, pronuncia la missione. Parkour, prima ci ho parlato con Randy. Scusate, che missioni ci rimangono, no, perché ora sono confuso. No, a caso, ordine di sparizione. Insomma, trova tutte le pagine del codice. Ah, questa qui. Villandia, vai, andiamo. Potenza 0, ma qua potenza 0, era sai easy. Allora, sarà devo andare? No, non lo so, ragazzi. Cioè, ha detto parla con lei. Parla con Randy, ho capito, parla con Randy, e che ci devo fare con Randy? Cioè, posso rompere? Sarà la mossa meno male? Ma l'ho già vista prima, ragazzi. Ah, oh, se ne giù. Ah, qui, ma vacca boia, so sai. Che sai dirmi della Finlandia? È un luogo reale o solo una diceria? Diceria o meno, c'è qualcuno che può condurti là in nave. Dice di esserci già stata in passato. Se è disposta a rischiare la sua vita con me e intende affrontare il viaggio, le crederò sulla parola. Si chiama Nessa. La troverai al porto quando vorrai salvare. Vai. Potenza 0, ragazzi, qui già dovremo proprio asfaltarli. Dopodiché andremo a Shropshire. La vita di Gorm Kjotvesson finirà dove le Valchirie non potranno trovarlo. È un lungo viaggio, Eivor. Sii cauto. Ok, parla con io, però lo farei alla prossima puntata, ragazzi, perché insomma, se è un lungo viaggio come dicono,
Sì, probabilmente converrebbe fare un altro video. Quindi, per questo video è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto. Commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima. Con un prossimo video, un saluto e ciao a tutti.